Allora, nel libro si parla in poche righe del fatto che la nonna analfabeta aveva bisogno del bambino perché le leggesse le didascalie del film muto. È un caso, ma non altro, che mia nonna mi portasse pure al cinema e che dopo mi facesse quel discorso che la nonna fa al bambino. Cioè, ho preso dalla mia vita invece il dopo cinema, e ricordo anche qual è stata l'occasione. C'è un film meraviglioso che Lola Montes, mia nonna non l'ha amato, nemmeno io l'ho capito, e mi ha detto: non ti porto più al cinema e quest'estate vai a lavorare. Quindi, più che la scena del cinema, ho copiato da me, dalla mia vita il dopo cinema. Le attrici, ecco, è stata Catherine Camus dal primo momento a dirmi: sarà imbarazzante per me vedere rappresentata mia nonna da un'attrice che poi sarà sul tappeto rosso. Voleva dire che è difficile per chiunque sia poi sulle copertine di un giornale essere credibile come donna di servizio, analfabeta. E lei è sempre rimasta molto, insomma, mi teneva gli occhi addosso fino al momento in cui non le ho mostrato la foto di Catherine Solà. Però la storia delle attrici è stata molto complessa, perché il film è stato preparato per ben 5 anni, senza che io volessi tutto questo tempo, perché non ne avevo bisogno, e quindi si sono alternate varie attrici come candidate alle due parti. Io avevo scelto un'attrice che forse qualcuno di voi ricorderà, che si chiama Hélène, si chiamava Hélène Surgère, che è una delle 4 donne di Salò di Pasolini, però è protagonista di un bellissimo film di Vecchiali che si chiama Corpo a cuore, e anche di Fam Fam di Vecchiali. E però all'ultimissimo momento, quando mancava una settimana per cominciare, viene presa dalla Comédie Française per 3 anni, e quindi sceglie la Comédie Française, giustamente. E io casco in una depressione profonda, e mi dà una mano proprio l'attrice che avevo scelto per la madre, Catherine Solà, che è stata una specie di, come posso dire, di buona stella per questo film, per quello che mi ha dato anche umanamente. Un giorno questa signora mi dice: io conosco un'attrice che ha una mamma che sembra la nonna che tu descrivi. E io sono andato a conoscere, abita fuori Parigi, aveva recitato credo l'ultima volta 30 anni fa, tedesca, parla con un accento tedesco che io non riesco a rilevare, ma in tedesco, quindi l'accento spagnolo che io volevo me lo sono dovuto dimenticare. E lei è stata straordinaria, perché era come una bambina, essendo anche una donna di una certa età, aveva molta paura di ritornare, non è mai stata davanti alla macchina da presa, ha solo fatto teatro, e piangeva quasi sempre. Però mi ricordava talmente, dal punto di vista fisico, una delle mie due nonne, la paterna, che a quel punto io l'ho adottata, lei mi ha adottato, quindi siamo andati avanti. C'è stato un grande clima di amore durante il film, che ha fatto passare in secondo piano i problemi produttivi, la mancanza di soldi, eccetera. Grazie.